Ecce nos iterum. Rieccoci nuovamente qui, cari amici, per una nuova avventura. E nuovamente io vi accompagnerò nei sotterranei di Roma. Andiamo pure. San Carlo ai Catinari. Questo è l'argomento che trattiamo oggi. San Carlo Catinari ha due livelli sotterranei. Uno abbastanza semplice, terzo, quarto grado di difficoltà, buio totale, però tutto sommato si può visitare senza grosse difficoltà. L'altro, quello ancora più sotterraneo, quello più ancora più ipogeo, beh, quello è un po' più complesso, perché lì è possibile trovare l'acqua, fanghiglia. Ma lì sotto si trova qualcosa di unico. Delle parti in mosaico policromo parietali. Beh, è molto raro in Roma, non è che se ne trovano tantissime. Perché è normale, il mosaico parietale è ovvio che si distrugge quasi automaticamente e da solo. Non c'è bisogno dell'elemento umano per distruggerlo. Le tessere si staccano facilmente. Ma lì c'è un bel pezzo di mosaico parietale policromo. Beh, andiamo a vedere le immagini. San Carlo ai Catinari, chiamata anche Santi Biagio e Carlo ai Catinari, è una chiesa in stile primo barocco. Si trova in piazza Benedetto Cairoli, all'angolo tra via Renula e via dei Falegnami, pochi isolati a sud della chiesa di Sant'Andrea della Valle. La pianta dell'ipogeo si presenta abbastanza lineare in quanto interessa una buona parte di un lato della chiesa, più un vano che conduce al lato opposto. L'ingresso è costituito da un piccolo vano ricavato sul lato della chiesa, il cui pavimento già restituisce un tratto di pavimentazione antico. In verità si tratta di più disegni musivi, tutti diversi l'uno dall'altro, il che sta a significare del riutilizzo dell'ambiente che, a giudicare dallo stile dei disegni e dalle caratteristiche delle tessere, si direbbe appartenere al periodo tardo-romano, IV secolo. L'ipogeo è caratterizzato dalla presenza di un lungo tunnel, accompagnato sul lato da un alto marciapiede, che altro non è che un sostegno di botti cinquecentesco allorché vi si installò una cantina. Sui lati del tunnel si affacciano diversi ambienti. Il più vasto taglia la navata centrale della Basilica di San Carlo e si porta fino al lato opposto. Il riutilizzo dell'ampio vano è testimoniato da alcuni pilastri posti sul lato lungo ed una struttura sul fondo munita di una stretta scala in muratura che permette l'accesso alla parte superiore. In un ben preciso momento della giornata, dalla feritoia a forma di croce incassata sul lato della chiesa, la luce si proietta suggestivamente sul pavimento in terra del vano e va ad illuminare gli umili resti dei garibaldini che morirono il 30 giugno del 1849 sul Gianicolo, laddove si combatté l'ultima battaglia della storia della Repubblica Romana. La scala in muratura invita a proseguire l'iter sotterraneo. Si tratta di un grosso contenitore in muratura formato da pietre, elementi di riuso e pezzi architettonici. Gli stessi scalini della scala portano mattoni romani. La suggestività del luogo è amplificata dalla presenza dell'intaglio marmoreo a forma di croce che si nota sulla parte superiore del manufatto. La luce proviene da via del Monte della Farina, da dove è possibile vedere la lastra dall'esterno, e va a proiettarsi sia sul vano appena visto che su una feritoia sottostante, dalla quale è possibile sporgersi per avere una visione globale del contenuto del manufatto che, a questo punto, possiamo anche definire fossa comune. Una scala in cemento
permette di raggiungere il fondo della fossa, la fossa comune appunto, ed ammirare la suggestiva luce a forma di croce che illumina gli umili resti dei garibaldini. Lungo le pareti dello stanzone si notano numerose insenature che dimostrano il riuso di elementi antichi, come in questo caso un'anfora. Il tunnel si conclude con le fondazioni della facciata della chiesa, ma sulla sinistra presenta alcuni altri vani con interessanti strutture romane. Il più interessante conserva murature con ampi archi di scarico relative a un'insula di età traianea. Un altro vano presenta un curioso elemento su un lato, sembrerebbe un comignolo. Se si getta un sasso attraverso una delle sue feritoie, si sente un tuffo in acqua a livello sottostante. Infatti, sul lato opposto del tunnel, che si conclude con una tamponatura moderna che collegherebbe le cantine del condominio di Vicolo Sant'Anna con questo ipogeo, un cancello sulla destra porta al secondo piano ipogeo. Qui, ad eccezione di un bancone in muratura, relativamente moderno, che si nota sulla sinistra, tutte le strutture sono pertinenti ad una grandiosa insula del periodo traianeo che si conserva in ottime condizioni. Negli ambienti, tra l'altro visionati e disegnati da Rodolfo Lanciani sulla sua forma urbis, si installarono durante il periodo medioevale numerose calcare di cui si notano i forni sul pavimento, in cui vennero resi sotto forma di calce e gesso opere d'arte e strutture architettoniche in marmo rinvenuti nella zona. Ma il punto più suggestivo del secondo ipogeo è quello in cui è possibile notare un ampio tratto di muro laterizio rivestito da un mosaico policromo che miracolosamente si conserva sulla parte alta, per poi proseguire sulle volte a crociera. Si tratta di un elemento rarissimo in Roma. Molto bello, vero? Molto bello. È molto interessante, devo dire. Purtroppo è un ambiente chiuso al pubblico, proprio per questo problema dei gradi di difficoltà. Perché l'ambiente sottostante, quello più ipogeo, beh, lì già bisogna conoscere la tecnica speleologica. Bisogna avere attrezzature particolari. E quindi bisogna essere dei professionisti nella Roma sotterranea. Non è possibile dunque portare persone in questi ambienti. Ma ne troveremo altri ancora più complessi, fino ad arrivare addirittura al quinto grado di difficoltà. Avremo modo di parlarne. Ci vediamo fra qualche giorno. Ciao ciao!